colori molto, molto, molto accesi, c'è il coraggio, c'è la malinconia, c'è il dolore, c'è anche però la leggerezza di una donna che malgrado tutto riesce a portare avanti la sua vita con un grandissimo orgoglio e che ha anche la capacità di riuscire a trasferire questa sua esperienza ai ragazzi. La prima scena che abbiamo girato è stata proprio quella in cui lei parla ai ragazzi e l'abbiamo girata davvero davanti ad una classe di ragazzi, precisamente alla scuola di Sassuolo, sì. Sassuolo. 120 ragazzi, no? 120 Erano ragazzi. quattro classi. Sì, ed è stata proprio la prima scena, è stato emozionantissimo, proprio è stato incredibile perché l'attenzione di questi ragazzi che c'era mentre dicevo le parole, le dicevo veramente a loro, ascoltavano con interesse incredibile, si parla di ideali, si parla di lealtà, insomma tutti i temi che chiaramente non dovrebbero mai essere sottovalutati, ma dovrebbero essere sempre, sempre ricordati anche ai giovani. A voi giovani, che bisogna evitare l'uso delle armi. Per chi ha fatto l'esperienza della guerra, come l'abbiamo fatta noi, che abbiamo visto morire i nostri compagni, che abbiamo visto distrutte le nostre case, che abbiamo visto tutte le brutture che una guerra può dare. La prima cosa che mi viene da dire a voi giovani è che dovete utilizzare bene la vostra giovinezza e dovete finalizzarla ad un impegno democratico della pace contro la guerra. E dovete finalizzarla alla costruzione di un nuovo mondo in cui si possa affermare come valore universale la possibilità di risolvere le controversie in modo pacifico. Voi giovani avete bisogno di ideali, veri, validi. E dovete credere in questi ideali. Dovete lottare per essi. Dovete lottare per tutte le cose in cui credete. E dovete impegnare per essi le vostre energie. Così come ogni giorno c'è bisogno del pane quotidiano. Ecco. Questo voglio dirvi, questo voglio dire a voi giovani.